E sulle chiusure delle gallerie del Gran Sasso è intervenuto Mauro Fabris, il vicepresidente di Strada dei Parchi, intervenuto questa mattina agli Stati Generali dell'Economia. Sentiamo. In questo periodo su un tratto rilevante della 24, quello del traforo del Gran Sasso, un altro commissario che Caputi ha disposto dei lavori che subirete in qualche modo anche voi come concessionari. Ecco, cosa ci sentiamo di dire anche agli utenti dell'autostrada in questo periodo? Ci sentiamo di dire che purtroppo noi subiamo da anni questa anomalia. Siamo l'unica autostrada in Italia che ha non uno ma due commissari, a un certo momento ne avevamo pure tre. No, e in questo caso i due commissari dovrebbero parlarsi tra di loro, perché il commissario del Gran Sasso ha in mente un percorso di lavori che peraltro non ha ancora definito, ma deve fare dei carotaggi, dei monitoraggi, tutte assolutamente cose dovute e legittime per un progetto così complesso come quello che riguarda appunto l'acquifero del Gran Sasso, ma al tempo stesso il commissario Corsini, che ha i lavori per la messa in sicurezza dell'infrastruttura, ha a sua volta altre esigenze, quindi noi dobbiamo evitare che si sovrappongano queste due esigenze, che vengano al contrario coordinate, che si eviti al massimo il perdurare di una situazione di blocco del traffico sul Gran Sasso, che noi temiamo, ma rispetto al quale, lo dico agli utenti, il concessionario, cioè Strada dei Parchi, non può fare nulla, li comandano i commissari. E quindi l'invito è che i commissari si siedano peraltro anche col concessionario per limitare al massimo i disagi per l'utenza.